questa è tanta roba. E là, sul Monte Disgrazia, abbiamo già tantissima neve, però parliamo di 3600 metri, quindi ci sta tutta la neve adesso. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è la prima volta che mi è successo di provare a volare in una location e non riuscirci, o meglio, di non riuscirci come avrei voluto. La location, ragazzi, è questa ed è fantastica, ovviamente l'avete vista anche nell'intro, giornata stupenda, ma non si riescono ad agganciare abbastanza satelliti, o meglio, l'Axan Zino Mini Pro e il DJI Mini 2 non riescono ad agganciarne abbastanza per fare un volo sicuro. Ne agganciano il minimo per decollare, ma poi anche quel minimo scende e quindi passano in modalità solo con il sensore e l'optical flow, e tutto questo ovviamente rende impossibile il volo, perché ok, l'optical flow e i sensori funzionano se sono a una determinata altezza da terra perché leggono il terreno, ma quando si sale di 3-4 metri ovviamente già diventa tutto più critico, e poi man mano che si sale ovviamente è ancora tutto più critico. E la cosa impressionante è che anche salendo non si agganciavano più satelliti. C'era anche un altro ragazzo qua vicino a me che aveva un DJI Mini 2, l'ha alzato in volo due o tre volte a 3-4 metri d'altezza, poi l'ha fatto scendere e basta, ci ha rinunciato perché è impossibile volare. Ma per fortuna avevo portato loro, DJI FPV e Air 2S. Loro ne hanno agganciati il minimo per volare, poi anche loro usciva la scritta attenzione, ma non sono mai passati in modalità ottica. Probabilmente avendo un modulo GPS più grosso, quei pochi satelliti che gli servivano lo tenevano agganciato, continuava a uscire la scritta attenzione, perché ovviamente si aveva satelliti minimi con la scritta arancio che ogni due secondi usciva, ogni tanto spariva ma stava via poco, poi tornava sempre anche con loro, però loro non sono mai passati in modalità diciamo ottica. Poi ovviamente il DJI FPV funziona anche senza satellite perché è in modalità acro come lo uso io, però il satellite gli serve per ritornare in caso di disconnessione o in caso di dovessimo comunque avere un calo di batteria improvviso, queste cose. Mentre Air 2S per fortuna tutto bene con questa scritta, ma non è mai passato in modalità diciamo visione. Quindi ragazzi, detto questo, allora, il mio video doveva essere con Axan Zino Mini Pro e DJI Mini 2 per constatare e valutare la qualità video di questi due droni, confrontarli in una location da paura come questa, invece è andata male, e vi accontenterete quindi di DJI FPV e DJI Air 2S. È la prima volta che mi capita e devo dire che meno male che li avevo tutti e due, se no pensavo che magari Axan Zino aveva dei problemi nell'agganciare i satelliti. Invece quando ho visto che anche Mini 2 non è stato possibile alzarlo in volo e anche Air 2S ha avuto comunque i suoi problemini nell'agganciare i satelliti necessari, mi sono tirato un sospiro di sollievo perché ho detto ah ok, allora è un problema proprio che arriva dall'alto. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e decolliamo qua in Val di Mello, location da paura, con DJI FPV e DJI Air 2S. Decolliamo.